Maestro Mazzieri, ci sponga il progetto e quali sono state le sollecitazioni nella creazione della sua opera? Quando mi è stato proposto questo intervento nel giardinetto Montagnani c'è stata la prima sorpresa. Prima di tutto Ravacciano. Ravacciano è un quartiere dove praticamente io sono nato per pochissimi mesi, però insomma c'è un legame, diciamo, di famiglia. Poi Emilio Montagnani è stato un pittore che ho seguito quando ero ragazzo, perché logicamente forse è stato il primo pittore a Siena che veramente ha dato un impulso a un modo di dipingere materico, molto colorato, eccetera. Perché mi ha fatto molto piacere questa idea di poter fare un intervento. Logicamente ho pensato a un intervento che è legato indubbiamente ai miei ultimi lavori, ai tesi, cioè a queste lunghe tele che svettano e che hanno questa possibilità di essere lette appunto sulle due superfici. E qui invece c'era la possibilità invece di realizzare in maniera ipotetica, però insomma con delle idee anche molto concrete, perché poi il lavoro io l'ho fatto anche seguire dall'ingegner Venturi, in maniera tale che c'ha questa possibilità di essere realizzato propriamente. Però ecco, la Torremma è una costruzione in metallo, però la superficie è ricoperta appunto da frammenti delle mie pitture, che c'è una sovrapposizione di segni che si sono realizzati nell'arco di molti anni. E che c'è questo impatto cromatico che ha anche un forte proprio impatto anche sulla città, perché di solito insomma, poi c'è le torri di Siena e invece qui una torre contemporanea, che c'è insomma un'idea di rottura, però c'è questa anche possibilità, e io qui sono molto attento anche alla possibilità che l'arte possa essere vicino ai bambini. Ecco, io ho fatto ad esempio un intervento a Betlemme, 100 metri di pittura al St. Francis Millennium Center, dove io ho fatto queste lunghe pitture che sono dedicate ai bambini, sono i bambini poi raccolti da francescani, che al di là della loro religione, della loro formazione, e lì penso che che l'arte possa dare veramente un impulso alla formazione dei bambini per superare tutte le barriere possibili. Ecco, questa a Betlemme. Qui a Siena invece la cosa logicamente è molto più semplice, però il bambino può entrare dentro la torre e osservare il cielo attraverso questa struttura che va verso l'alto e con le superfici tutte ricoperte di colori primari. Che c'è questo duplice aspetto: il bambino entra dentro uno suo spazio, che poi è un vecchio gioco che fa il bambino, cioè si nasconde sotto il tavolo, si nasconde sotto una tenda perché vuole trovare un proprio spazio. Qui si troverebbe dentro un suo spazio e può invece immaginare altre realtà e guardare i colori che logicamente poi gli creeranno altre fantasie. Quindi diciamo, creare Torremma, seppur utopica, però è un'esperienza di arte ambientale, di arredo urbano, e come lei ha sottolineato, l'aspetto principale è focalizzare l'attenzione sul fruitore, cioè pensare a un'arte all'interno di un contesto urbano come quello di Siena non si può progettare se non si tiene conto di chi debba usufruire dell'ambiente, dello spazio. Sì, dunque io come artista poi logicamente quando si creano le opere cioè non è che l'artista pensa subito chi deve essere il fruitore, assolutamente questa forse è una cosa che proprio non ci si pensa, però avendo io avuto una formazione anche come docente di discipline pittoriche, logicamente ho scelto anche questa strada, cioè di comunicare anche in maniera didattica le mie esperienze. Ecco, c'è il duplice aspetto. Io poi non nascondo che secondo me le esperienze più interessanti che si sono avute in Europa sono state la scuola del Bauhaus. Di conseguenza ipotizzare una nuova realtà
dove appunto l'artista si esegue delle sue cose personali, però hanno una finalità sociale e politica. Se questa è una vecchia utopia, però mi piace accarezzarla. Di conseguenza, se l'arte è dedicata a tutti i fruitori, però io penso anche che sia dedicata alla formazione proprio delle menti, no? Per niente poi a bambini. Questa torre poi l'ho dedicata a Emma, che è una mia nipotina di 13 mesi, che mi immagina quando potrà essere grande potrà rivedere questo progetto, e sarà un input per stimolare i bambini ad avere questo rapporto con l'arte. Credo sia importantissimo. Lei ha parlato della sua esperienza di insegnamento all'Istituto d'Arte. Sì. Quale rapporto c'è tra l'arte e i giovani d'oggi? O meglio, si può affermare che lei insegni il mestiere d'artista? Si può nella società di oggi essere artisti, definirsi artisti? Dunque, allora, l'esperienza scolastica, però, io ho avuto delle esperienze sia con gli adulti al liceo artistico di Firenze per anni, che con i ragazzi, con i giovani, qui a Siena. Dunque, principalmente si insegnano le tecniche, di conseguenza mai ho voluto formare i mazzierini, perché questo è deleterio. Infatti, se io solamente una volta ho fatto vedere come io realizzavo le opere, il giorno dopo tutti i miei allievi facevano la stessa opera, il che è errato. Mai seguire questa strada, cioè bisogna insegnare delle tecniche e poi stimolare le coscienze le coscienze a creare, guardarsi all'interno e vedere che cosa si può fare. Io devo dire che forse i risultati più interessanti li ho avuti con i giovani artisti che ora hanno grande successo, e devo dire che Loris Cecchini è stato un mio allievo e che poi ha trovato la sua strada e attualmente fa veramente delle cose egregie. Sull'insegnamento ci sono stati tanti altri artisti come Paolini, come nell'Accademia. Io ci credo molto che si possa fare, come per Giorgio Balocchi, che qui nel mio studio ci sono molte sue sculture, che si possa lavorare sull'insegnamento, ma principalmente sulla tramandare le tecniche, come io ho fatto ad esempio per le incisioni. La tecnica dell'incisione è stata un'esperienza molto importante che spero possa continuare anche per le prossime generazioni. Il progetto di Torrenna, di Bimbi Teatro, abbiamo detto che insiste in uno dei quartieri di Siena, il quartiere di Rapacciano. Siena è una città medievale, è una città che è caratterizzata nel suo tessuto urbano, unico al mondo, da edifici appunto che risalgono dal 2 e dal 300. Ma è possibile che Siena possa avere una vocazione al contemporaneo? È possibile oggi trovare dei luoghi a Siena dove si può creare arte? Allora, l'esperienza a Siena non è stata facilissima. Devo dire che io, come esperienza personale, cioè ho fatto i miei studi all'Accademia di Firenze e negli anni 70 io feci una tesi su Lucio Fontana. E ad esempio scatenai all'interno con il professor Masciotta un problema, perché fare Fontana negli anni 70 all'Accademia era rompere degli schemi. Però insomma io questi schemi li avevo già rotti, perché mi ero interessato a tutte le avanguardie russe, cioè tutto quello che era stato fatto in Europa e che non era passato a Siena, perché a Siena, logicamente, culla del purismo, ci si era così proprio veramente cullati in questo paradiso chiuso dove non erano passati i macchiaioli, non era passato l'impressore, non era passato niente, solamente il purismo. Ecco, devo dire però che forse con la mia generazione si sono rotti poi questi schemi, perché io mi ricordo quando siamo andati a Firenze con Marcantonio Sanganelli, con Barbagli, cioè allora si è conosciuto Afro, si è conosciuto, poi lo vedete c'era il 68, di conseguenza si sono rotti completamente tutti gli schemi. Lì si è capito che gli artisti potevano fare anche a Siena delle cose nuove. Ci sono stati dei segnali importanti, e credo anche che forse anche la pittura del drappellone ha segnato queste cose, perché a Siena, dietro c'è una riproduzione
del mio drappellone dell'85 che io ho realizzato in maniera, come dice Crispoltian, Iconicas, che è uno dei pochissimi pali, logicamente con i punti di riferimento, con la Madonna di Provenzano, il simbolo della Chigiana in basso, però al centro è una pagina completamente non figurativa, è una pagina musicale. E infatti è un omaggio all'Accademia, logicamente al Conte Chigi. Ecco, questa possibilità anche di dare un segno all'interno della città attraverso il palio credo sia fondamentale, ma credo che sia stato un altro fondamentale il palio di Marte, che è stato dove c'era elementi pop. Ecco, io penso che con il palio si possa intervenire sulla memoria proprio anche dell'arte figurativa e logicamente dare dei forti segnali. Facciamo un giro nel suo studio e cerchiamo di far capire al pubblico quali sono le sue recentissime sperimentazioni, le ultime ricerche nel campo pittorico, e mi riferisco ai tesi, agli estesi. Sì, io devo dire che negli anni dall'84 e fondamentalmente forse è stato anche il drappellone, cioè questa seta che doveva essere sospesa mi ha permesso poi di realizzare delle tele che non sono più provviste del telaio e di conseguenza la tela ha questa possibilità di invadere lo spazio, il colore diventa, fa un tutt'uno con lo spazio, e c'è questa possibilità anche reversibile della possibilità di reggere sulle due superfici della tela. Ecco, come si vede ci sono dei tesi come quello che è dell'84 che ha ancora una struttura in legno che logicamente gli permette di stare sospeso, o altrimenti ci sono invece altre strutture metalliche che logicamente c'è questa possibilità, insomma, che la superficie della tela viene piegata e indubbiamente si sviluppa nello spazio. Beh, è un sovvertire, diciamo, quello che è il quadro, nel senso che la cornice che inquadra l'opera non è andare oltre la cornice, nel senso dipingere la cornice stessa, ma qui si sovverte l'idea di campo pittorico. La cornice non esiste più, quasi negata, e quindi l'opera è sospesa appunto quasi nel vuoto. La pittura è sospesa nel vuoto e devo dire anche nelle ultime opere che ho realizzato abbiamo la possibilità che una superficie c'è un inganno, perché la parte pittorica ad esempio poi si muove, perché c'è la possibilità di un intervento del fruitore, perché può spostare questa pittura e su questa possibilità si creano anche delle luci e delle ombre che secondo me sono importantissimi, cioè la luce gioca un grande ruolo, perché in questo momento c'è una luce artificiale, però nel pomeriggio poi c'è una luce solare e cambia completamente, cioè l'oggetto è tridimensionale. C'è un oggetto tridimensionale anche perché io mi avvalgo anche di elementi come questo, che è Hologort, che è un elemento in legno trovato, dove però dentro io poi ho inserito una struttura, un'anima, esatto, è l'anima dell'albero poi, che è leggerissima, però è dipinta e di conseguenza ha questa possibilità di essere vista dal retro, che logicamente è un albero, è un tronco dell'albero, però all'interno poi c'è la sorpresa. Ecco, io credo che la sorpresa sia sempre un elemento fondamentale dell'arte, cioè l'arte deve sorprendere. Ci sono delle cose non figurative anche che risalgono al 1969, come questo quadro, un'esercitazione logicamente con forme geometriche, logicamente delle citazioni a Lissinsky, a Malevich, a tutta la pittura russa, perché era la rottura forse più significativa verso il purismo che invece imperversava a Siena o anche in Italia, perché insomma
quando ho fatto la tesi su Fontana ho visto che insomma molte cose poi con la pittura non figurativa insomma non è che c'erano molti approcci. Una cosa invece importante anche per la mia esperienza è stata questo ciclo di racconti dalle cosmicomiche di Italo Calvino che ho chiamato Senza colori. E qui c'è un quadro che è Alberi di lava color fumo. Questo rapporto con Calvino è stato molto particolare perché c'è stato l'81, questo. Esatto, io feci questa mostra, io stavo lavorando su sulle carte, poi mi sono ricordato di questo racconto che avevo letto di Calvino e ho visto c'erano state molte affinità e poi ci siamo scritti con Italo Calvino, lui mi ha detto appunto che mi dava l'autorizzazione di utilizzare addirittura per i titoli queste, estrapolando alcune frasi dai racconti. Questi quadri sono stati esposti a Montepulciano al Cantiere, a Lingotto a Torino per la Fiera del Libro e ora il 21 di ottobre del 2011 invece saranno esposte a Buffalo, nello stato di New York, una mostra che è dedicata diciamo proprio ai telocalini. E se invece noi continuiamo ora qui, ecco abbiamo invece i tesi, e queste sono le strutture, anche queste saranno sempre a New York per la mostra alla Bürger Gallery. Logicamente c'è una galleria che è 200 metri quadri, che ci saranno delle invenzioni su queste strutture che saranno mobili, che logicamente creeranno delle grandi possibilità, che finalmente si riesce forse a fare tutta una mostra sui tesi, che è il grande tema a cui ci lavoro dagli anni 80. Mentre invece se noi... In cui davvero il pubblico può giocare, può... Sì, si possono muovere logicamente, perché c'è la possibilità di spostarli, di alzarli, poi c'è la possibilità di questa doppia lettura, che ci sono sorprese continue. E poi c'è una leggerezza anche, io tendo alla leggerezza, cioè togliere la cornice, togliere il telaio, semplificare sempre di più. Io credo che, ecco, la tecnologia io non ne ho timore, cioè lavoro anche con i computer e credo che io possa affermare anche che io sarei pronto a entrare in un'astronave perfetta che funziona e creare nuove forme d'arte. Cioè questa possibilità di del futuro secondo me in rapporto a Siena, ad esempio, anche Siena io spero che possa diventare una città più dinamica e affrontare l'arte contemporanea e tutto quello che è possibile, perché queste cose si possono fare, anche perché candidandosi a capitale della cultura non può trincerarsi, certo, e crogiolarsi, cullarsi con, certo, la sua storia, col suo passato, bisogna guardare oltre. Io credo anche che se ne è parlato tanto della morte dell'arte, delle problematiche eccetera, però ci sono dei segnali invece che secondo me sono molto interessanti, ci sono degli alti e dei bassi, delle contrapposizioni incredibili. La storia è questa, storia è questa, però ecco, credo che l'artista invece ci abbia grandi possibilità. Passiamo allora allo studio in altre sale e con Luca si voleva passare direttamente alla parte della parte più nascosta forse, dello studio e del Mazzieri anche. Ecco, in questa sala, galleria, che io credo sia un'opera unica, io chiamo le memorie sovrapposte, sono tutte opere realizzate nel 2000-2002, dove in un esercizio proprio di analisi interiore ho ripercorso varie tappe della mia infanzia. Si vede che a una certa età scattano dei meccanismi come la Madeleine di Proust, proprio che scattano i ricordi, le sensazioni, e allora ho avuto la necessità di realizzare questi quadri che erano di memoria, di elementi figurativi con ritratti, ambienti, tutto quello che era possibile, luoghi di viaggio, ad esempio per i viaggi io sempre faccio tutti i taccuini che logicamente sono come le fotografie, non c'è nessuna differenza, poi questi taccuini vengono rielaborati anche nelle opere pittoriche. Ecco, questo è interessante, l'elaborazione appunto di un'opera pittorica, ha parlato proprio adesso di taccuini, sì. Ecco,
che sono sublimazioni immediate, sono degli istinti quasi che vengono dalla coscienza, immediati. Come si tramutano, come si trasformano in pittura? E cioè, il progetto di un'opera pittorica è un gesto immediato oppure ha un suo percorso interiore? Ma dunque, il segno secondo me sì, è la cosa, se anche si prende un particolare di una pittura figurativa, c'è un segno che è veloce, che c'è il tempo dell'esecuzione, questa è una cosa importantissima. Cioè il taccuino è come il disegno del taccuino è come uno scatto della fotografia. C'è il tempo è importantissimo, perché una fotografia lascia una traccia sulla pellicola. Ormai non più sulla pellicola, ma ormai sulle macchine digitali, è cambiato anche lì, è tutto velocissimo. Il segno del taccuino, ad esempio, è una come una scrittura automatica. Cioè non è che c'è la ricerca della estetica, della bellezza, no, è un segno che traccia, che è molto veloce. Dopo il viaggio, che anche qui c'è il tempo, si ritorna e questi taccuini si possono, questi segni possono essere amplificati, però non c'è una ricostruzione. Il compiacimento estetico. No, assolutamente, non è il bozzetto. Ecco, esatto. Io devo dire che ad esempio i bozzetti non li faccio mai, io faccio direttamente l'opera perché deve essere veloce, ci deve essere un pensiero dietro, esatto, però nell'esecuzione dell'opera c'è l'invenzione che è data dal momento. Cioè l'invenzione è questo il divertimento anche dell'artista, perché dipingere o fare una cosa, cioè un divertimento interno che è quello di scoprire nuove cose e di risolvere il problema. L'importante è risolvere il problema. Quali sono i materiali che utilizza, proprio le tecniche? Poi magari andando indietro rivediamo i segni nelle opere, però adesso soffermiamoci sull'aspetto materico. Dunque, allora, questo ad esempio è un olio, perché molti di questi quadri sono stati realizzati ad olio, e questo è anche un quadro. Questo è realizzato dopo l'11 settembre, infatti questa è la donna che guarda, è la donna nel burka che guarda quello che sta accadendo, che c'è una problematica femminile, credo, su tutto quello che è il mondo contemporaneo. Credo che ci sia un'ottica femminile che ancora non è stata scoperta. Non è stata scoperta. Perché, ecco, questo è stato fatto di getto proprio su questa problematica che è chiara. Ecco, però questo è un olio, che è una pittura molto informale, anche questo ritengo che sia è la gestualità. Io ad esempio di solito dipingo anche con le spatole e di conseguenza difficilmente, insomma, con il pennello tradizionale, tutto deve essere molto dinamico. È quasi come prendere il colore in mano appropriarsi ancora di più nel quadro. Sì, perché la formazione, ovviamente la mia formazione è di tipo informale, chiaramente. Tipo informale, perché ad esempio negli anni 70 all'Accademia c'era la grande influenza della pop art, però lì era tutta immediata la pubblicità, che sì, c'era un'attenzione, ma non mi interessava molto. Invece mi interessava più tanto la gestualità dell'informale, quello è stato senz'altro una cosa importantissima. E quindi gli esordi pittorici sono proprio questi, quindi. Sì, dunque la scelta dei materiali sono principalmente la carta, perché la carta è un materiale prezioso, duttile, e poi capisco che anche per i miei tesi la tela è come la carta, perché è proprio un foglio, cioè questa superficie, che ecco, è come questa idea di fissare su una leggerissima superficie poi il colore e il segno. Lo spazio può essere modificabile dall'opera, infatti ora le ultime opere che io ho esposto a Montichano nel Chiostro è stata un'esperienza molto, perché nel prato io ho messo proprio sul prato una grande plastica dipinta che poi si è modificata con la pioggia, che la pioggia che sembrava un danno invece ha creato uno specchio di acqua dove i bambini invece si riflettevano, dove volevano giocare, e ho capito dopo anche che l'acqua poteva essere un elemento invece di grande, e lì è stato il successo proprio di tutta la borsa, è stato perché è piovuto, e anche io ho usato, perché mettere un quadro fuori all'aperto, però era la citazione di Munch, logicamente, quando Munch metteva le tele nel cortile, poi ci faceva
nevicare sopra e poi la mattina spazzava. Io l'ho sempre apprezzata questa cosa, infatti l'artista deve essere anche forte verso la sua opera, che non deve avere paura, perché altrimenti se ha paura poi diventa un cliché e non ci si muove. Io penso invece gli schemi devono essere rotti completamente, sempre. Diciamo che quasi la sua arte non è fatta per la galleria privata da appendere nel salotto, ma è proprio per essere vissuta. No, Devo dire che una mia amica è venuta e di fronte a queste grandi opere mi ha detto: ma i quadri dove sono? Quali metto nel salotto? E lui ha detto: ma guarda, non si mettono nel salotto, perché io sto inseguendo un'idea, una mia idea. Ma quasi appunto è un percorso intimo quello sì, che... Sì. È un percorso intimo che vede comunque quasi un leggere nelle opere davvero ciò che lei sente. Allora, sugli estesi c'è ad esempio questo, dove logicamente ecco le due strutture che sono due tele, però poi al centro si modificano, diventano leggere, sono movibili proprio perché c'è questa tela che ha queste pieghe che sono ricchissime, che logicamente io ho la possibilità di toccare, c'è anche questo proprio valore tattile delle, oltre che visivo. E questo appunto si parla di un esteso, perché questo può essere chiuso. E diventa un'opera chiusa. Poi questo diventa invece un gesto, perché io lo posso riaprire e logicamente sono io che determino che apro l'opera. E c'è questa grande possibilità poi, che l'opera sia anche modificabile nel tempo. Il tema del quadro nel quadro, questa doppia possibilità, c'è il quadro più grande e poi il quadro più piccolo. Che c'è questo conflitto sempre fra due realtà che convivono e di conseguenza questo è un interesse, questa duplicità, cioè si può vedere anche in questo quadro che è questo, dove ci sono anche, ecco, questo è veramente un taccuino da viaggio. Questo è un viaggio in Sardegna, questo è un olio e c'è la doppia immagine, dove c'è una figura che è astratta e molto informale, però è l'arrivo in Sardegna, e poi invece questi sono i particolari della tomba del gigante, dove ci sono elementi in luce ed ombra, che anche qui è una zona della Gallura, una zona straordinaria, dove poi un amico, Vittorio Fosi, mi ha detto: dove passeggiano gli dèi? Cioè un luogo magico. Logicamente questo quadro è un omaggio al mio maestro Tino, che era sardo e che mi aveva insegnato, mi aveva indicato questo luogo. A distanza di anni sono ritornato, e con la memoria è molto importante. Cioè la memoria bisogna pescare nella memoria, infatti non credo che si debba buttare via il purismo perché è di Siena, no. Ci sono delle cose logicamente che sono invece apprezzabilissime, però logicamente bisogna andare avanti. Infatti, ecco, torniamo all'andare avanti e ritorniamo su Siena. Sì, torniamo nell'altra sala. Sì, Siena appunto, come spesso diciamo, si deve confrontare, può confrontarsi con il passato, ma l'arte e l'esperienza artistica, ad esempio, di Tony Craig nel 98, sì. Una vera e propria opera di arte ambientale, di scultura a Piazza Sant'Agostino. Sì. Ecco, come è terminata quella vicenda, quell'esperienza? E come l'ha vissuta lei? Dunque, io l'ho vissuta perché Tony Craig è venuto a Siena, l'allora assessore alla cultura Marina Conti, con cui appunto sono molto amico, mi aveva preannunciato l'arrivo di Tony Craig, che cercava un laboratorio per la cultura delle ceramiche. Scherzi, pensava di realizzarlo all'interno dell'Istituto d'Arte, poi il forno invece era troppo piccolo. E ecco, nell'occasione allora ci siamo conosciuti e ho potuto seguire proprio anche tutto la realizzazione della goccia, non tanto la pera come è chiamata dopo, ma la goccia di Tony Craig a Sant'Agostino. E lì con un mio tecnico si è fatta una ripresa che è durata giorni, ma credo 3 o 4 giorni,
una ripresa continua dove si vede gli operai appunto che costruiscono con il travertino tutta la goccia. È un'operazione interessante, c'è questo video che poi ha concorso anche un premio alla Biennale di Venezia. E ecco, il rapporto con Tony Greg poi è stato anche... Forse il rapporto di Siena con Tony Greg, perché adesso la scultura sì, non è più nel luogo. Non è più nel luogo, è nei giardini, però in questo luogo dove poi grazie a Crispolti abbiamo avuto la possibilità di fare altri interventi, perché c'è nella costruzione all'interno della risalita abbiamo un'operazione di ceramica di cardinali. E io poi ho avuto la possibilità di fare invece Campo Stellare, questa pittura lunga appunto 8-9 metri, dove c'è pittura e ceramica insieme. E qui forse torna anche la mia formazione, perché io ho fatto decorazione pittorica all'Accademia di Firenze, dove facevamo l'affresco, affresco dove logicamente a decorazione c'era Botero, che aveva fatto anche lui ha fatto decorazione, o dove si aveva avuto memoria dell'arrivo di Chagall, che veniva a chiedere a Firenze come realizzare un affresco per l'Opera di Parigi, che poi invece fu consigliato di fare invece una pittura su tela, perché era meglio. Però ecco, la pittura o l'intervento sulla superficie di edifici pubblici, ecco, secondo me è veramente un'operazione importante che l'artista può fare, proprio in collaborazione anche con gli architetti. E questo sarebbe opportuno non dopo che la costruzione è realizzata, ma quando si progetta. E devo dire che forse l'esperienza anche che Passmore ha fatto con gli architetti in Inghilterra, insomma, ecco, ci sono state delle esperienze ottime. E io la possibilità l'ho avuta con Campo Stellare e anche con Fontane 2+2 alla stazione. Con l'intervento nelle fontane, alla stazione ferroviaria di Siena, dove se c'è stata questa operazione che è durata mesi, logicamente mi sono avvalso degli interventi anche dei miei allievi, che sono stati come sempre, insomma, gli allievi che sono aiutanti nell'operazione, ma non è la sola esperienza. Ad esempio, un'altra esperienza interessante è stata fatta alla sede della Novartis di Rosia, dove ho fatto anche lì una grande pittura murale, anche polimaterica, con anche un giovane scultore che è Namzel, che ora sta facendo l'Accademia a Carrara. E poi c'è stata anche coinvolgendo molti artisti, la risalita di San Francesco, dove ho invitato più di 500 artisti a realizzare una piccola mattonella, dividendola fra materiale in bianco e nero e materiale a colori. E qui c'è stata la grande possibilità di invitare artisti anche come americani. L'esperienza metropolitana di Napoli a questo punto. Sì, esatto. Che c'è, ad esempio, qui si vede una formella che è di Neil Teskowski, che sarà ora ospite a Siena per la prossima mostra. Abbiamo una formella di Loris Cecchini, una di Francesco Carone, che anche Francesco Carone è stato mio allievo e sono molto contento che il prossimo Palio di Agosto sarà realizzato da lui, con questa ironia che lui c'è il metro. E sono state veramente esperienze molto importanti, ecco. E questa risalita 500 che ha dato la possibilità di mettere insieme più ma non sono più 500 mattonelle, ma sono molti di più. Poi ho fatto anche un intervento mio sul soffitto della risalita, che è Cielo Clay. Ecco, qui io ho utilizzato il famoso taccuino, cioè questa è una fotografia del cielo realizzata al Museo di Klee a Berna. Ecco. Che questa idea del cielo poi è diventata una forma ellittica
che io ho messo poi nel soffitto della... Ecco, gli interventi nella città io credo che siano fondamentali. Io credo che quando abbiamo visitato, quando si visita Parigi e le altre città europee, si vede che tutti i luoghi, se no il non luogo non è segnato da nulla. Allora il non luogo deve essere riconoscibile da questi segnali di arte contemporanea. Certo. E io credo che si potranno fare, ecco, questa mostra è una dimostrazione di come gli artisti contemporanei, che l'università, appunto Massimo Bignardi e tutti i suoi collaboratori hanno spinto a realizzare, e mi immagino anche che con la nuova giunta, con il nuovo assessore Lucia Cristi si possa realizzare, come ho sentito dalle sue dichiarazioni, coinvolgendo l'Istituto Agrario, coinvolgendo gli istituti d'arte superiori, i giovani artisti, che Siena possa veramente lavorare ora anche sul contemporaneo.